La riforma fiscale, che è uno degli impegni che il governo si è preso con l'Europa per riuscire a essere credibile nell'applicazione poi dei fondi europei, ci sono tante questioni, c'è la questione che riguarda naturalmente come premiare la fedeltà fiscale, c'è la questione legata a come aiutare le piccole e medie imprese meno patrimonializzate, c'è la questione di come aiutare il ceto medio, i ceti medi più bassi. E io credo che ci sia anche, io francamente non l'ho vista tolta dall'agenda, la questione annosa della revisione delle rendite catastali, che non è una questione punitiva nei confronti di nessuno, è semplicemente però che tutta nel nostro la Lega, paese mi è scusi, una roba Letta, antichissima questa. Tutta la Lega e anche ieri i governatori leghisti si sono a questo punto schierati con il loro leader Salvini e hanno detto no, non va bene. Però guardi che oggi Ciampi ha detto anche una cosa molto chiara, ha detto Draghi. La riforma fiscale, Draghi, scusate, ha detto una cosa molto chiara, ha detto la riforma fiscale sarà una riforma e tutte le cose che faremo non saranno un aggravio di tasse, ha detto chiaramente non verranno aumentate le tasse, quindi chi si mette di traverso rispetto alla riforma, per esempio, delle rendite catastali, fa secondo me un danno perché se non lo si fa adesso una cosa che riesca finalmente a modernare, perequare, creare delle situazioni che consentono al nostro paese di essere moderno in questo senso, non lo si fa più. Con le cose che ha detto Draghi oggi mi sembra una cosa fattibile, senza polemiche. A me colpisce che la Lega su ogni cosa, o meglio la Lega, Salvini, da adesso in poi devo fare una distinzione, Salvini su ogni questione deve sempre montare una polemica. Quindi c'è una Lega buona e una Lega pretestosa. Un po' più cattiva. No, io non divido tra cattivi e buoni, semplicemente che sul Green Pass Giorgetti, Zaia hanno tenuto la linea del governo e Salvini ha tenuto la linea della Meloni. E per me questa non è una cosa di poco conto, è una questione dirimente, perché il Green Pass oggi mi è capitato, io sono a Trieste in questo momento, vi parlo dal mitico caffè San Marco di Trieste, dove ho fatto incontri, ho fatto un comizio in piazza per il nostro candidato sindaco Francesco Russo e sono stato interrotto da Novax, che su questi temi stanno facendo, in particolare qui nel nord-est, una campagna molto aggressiva. L'ambiguità di Salvini su questo tema aiuta. È musica per le orecchie dei Novax. Certo, senta Letta. Oggi Salvini si è definito free vax. Non esiste il concetto di free vax. Chi è free vax è no vax. Non è possibile buttarla in corner ed è un atteggiamento molto grave questo. Certo, è nella migliore delle ipotesi un atteggiamento ambiguo. Prima di dare la parola a Massimo Giannini, Letta, volevo